Abbiamo aperto questo secondo open assessorato sul web con un modulo, abbiamo avuto 50 persone iscritte che erano rappresentanza diciamo, di sigle, associazioni, comitati. Porte aperte alle proposte dei cittadini per disegnare le strategie pubbliche contro le discriminazioni. 20 progetti presentati e una buona partecipazione di associazioni e di comitati per l'iniziativa Open Assessorato, sessione collettiva di lavoro realizzata dal Comune di Napoli per costruire percorsi partecipati sulle questioni legate all'identità di genere. Apertura dedicata al tema dell'educazione ai sentimenti, che spazia dalla violenza nei rapporti di coppia alla formazione degli adulti sull'omogenitorialità. Si è discusso anche di imprenditoria femminile, di nuove professionalità e di strumenti di conciliazione. Abbiamo voluto una progettazione partecipata, quindi a tutte le associazioni, ma anche all'interno. Condotto dall'assessora alle pari opportunità Daniela Villani, l'incontro ha avuto fra le relatrici l'assessora alla scuola Anna Maria Palmieri e l'ex consigliera alle pari opportunità Simona Marino, il cui importante lavoro è stato così idealmente ricongiunto a quello del nuovo assessorato. Voglio ringraziare innanzitutto l'assessora Villani per avermi invitato a partecipare a questo Open Day su donne e pari opportunità. È un segno di grande maturità politica e istituzionale perché va nella linea della continuità e quel contributo che io posso dare soprattutto su materie di cui ho competenza come l'educazione ai sentimenti, io sono felicissima di darlo per tutte le donne della città. Bisogna superare il gap, lo stigma che deriva da una cattiva educazione sentimentale. E naturalmente il modo migliore per farlo è lavorare nelle scuole dove, grazie al cielo, nella modernità maschi e femmine vivono e convivono insieme tutti i giorni. Nuove iniziative partecipate sono in programmazione e saranno annunciate attraverso i canali istituzionali.